Quando noi siamo disposti a onorare il Signore, Egli onora noi. Amen. Egli onora quelli che lo onorano. E quando noi siamo pronti, siamo disponibili a lasciare da parte, alleluia, alcune cose per servire il Signore, Egli ci ricolma di gioia e di benedizione. Io lo posso sperimentare. Spesse volte io mi sento molto stanco per causa dell'orario del lavoro. A volte dormo pochissimo, dormo 2-3 ore di notte e basta. Poi di giorno vorrei fare alcune cose, a volte non ci riesco per causa della stanchezza. Però quando il Signore, alleluia, nella sua misericordia, nella sua bontà, mi concede il privilegio, la forza di mettere la mia vita al suo servizio, io vedo come Lui mi ricolma di gioia. Amen. Ci credete voi? Amen. Anche in questo momento che noi abbiamo messo da parte alcune cose, di cui umanamente abbiamo bisogno, però le lasciamo da parte per cercare il Signore, per pregare, per ascoltare la sua parola, fratello. E io vi dico questo per la gloria di Dio. Io dopo che esco qui c'ho un desiderio di andare a evangelizzare ancora, di andare a lungomare a predicare il Vangelo, lo dico per la sua gloria. E ho dormito poco, ho dormito 3 ore, ieri non ho dormito nulla, ma è la sua forza e io voglio approfittare di questi momenti quando lui mi dà forza. Perché ci sono altri momenti in cui a volte io, non mi vergogno a dirlo, ma è la nostra debolezza umana, in cui faccio fatica a alzarmi dal letto, dalla stanchezza del mio corpo, e la mia anima vorrebbe fare determinate cose per la gloria di Dio, ma in quel momento non ce la fai, umanamente sono debole, sono stanco. Però gloria a Dio che quando alziamo le mani Lui ci dà nuove forze. Lo Spirito Santo, alleluia, ci dà nuove forze. Lo Spirito Santo è ancora qui per fare una nuova opera nella nostra vita. Io sto ricevendo una nuova unzione, sto vedendo che lo Spirito Santo sta facendo una nuova opera nella mia vita. Amen. Per la sua gloria, e mi sento per la sua gloria con una grande forza di andare in mezzo alle folle per poter dire: credete nel Signore Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al nome del Signore, perché il Signore è grande. Amen. Vogliamo ancora continuare a condividere qualche versetto lì in Isaia 54, dove abbiamo letto prima. Isaia 54, che parla della futura grandezza di Israele. Ma questa parola non è solo per Israele. Amen. Questa parola è anche per la Chiesa. Amen. Alleluia, perché noi siamo l'Israele spirituale. Grazie. Ti senti tu di essere Israele spirituale? Amen. Israele vuol dire principe di Dio. Amen. Prima era Giacobbe, che vuol dire truffatore, ingannatore. Ma poi quando Giacobbe, amen, amen, che era un figlio della promessa. Alleluia. E noi siamo figli della promessa. Se io sono qui perché sono un figlio della promessa, perché Dio, alleluia, mi ha scelto. E io vi voglio testimoniare, se sono qui per la gloria di Dio a servire il grande re del cielo e della terra, Gesù Cristo il Signore, è perché sono un figlio della promessa. Grazie, Padre. Anni fa c'erano delle persone che pregavano per me, degli zii, addirittura posso dire per la gloria di Dio, dei nonni che servivano l'Eterno e che hanno pregato per me, che era una pecora smarrita, che ero un bestemmiatore, ero un oltraggiatore, ero un ribelle, avevo un cuore duro, come ho detto spesse volte nella testimonianza per la gloria di Dio. Io parlavo male dei pastori, parlavo male dei predicatori, parlavo male di coloro che servivano l'Eterno. Dicevano che erano dei ladri, dicevo che erano dei bugiardi, che mentivano, perché il diavolo mi aveva accecato. Ma c'era una promessa. Io sono certo che quegli uomini che hanno servito Dio nel passato, che sono stati
zii di mio padre, addirittura un, forse se non sbaglio, un nonno di mio padre, convertito all'Evangelo nel 1900, nei primi anni del Novecento, quando Dio mandò un nuovo risveglio di Spirito Santo nelle nazioni. Io sono certo che quell'uomo ha pregato per le generazioni a venire. E in quelle generazioni c'eravamo anche noi, ci siamo anche noi. E hanno pregato per me, che ero perduto nei miei peccati, ma il Signore per la sua grazia mi ha chiamato e oggi sono qui come un figlio della promessa. Amen. E noi siamo figli della promessa. Perciò questa promessa fatta a Israele, amen, che come dicevo prima, Israele, prima di essere Israele era Giacobbe. Giacobbe era un soppiantatore, un ingannatore, un truffatore, potremmo dire oggi. Ma quando Giacobbe ebbe un vero incontro con Dio, vide Dio faccia a faccia, alleluia, Dio cambiò la sua storia, cambiò il suo essere, cambiò il suo nome, cambiò la sua personalità, cambiò la sua identità. E non fu più Giacobbe, ma fu chiamato Israele. Vedete cosa fa Dio, fratelli? Prima noi eravamo dei Giacobbe, eravamo dei truffatori, degli ingannatori, eravamo dei peccatori perduti, ma Dio ci ha trasformato in uomini che fanno parte dell'Israele spirituale e che siamo per la sua gloria dei principi di Dio. Amen? Perché se noi siamo figli del grande re, un figlio di un re, cos'è un figlio di un re? È un principe. Alleluia. Alleluia. E noi siamo principi del Dio Altissimo per la sua gloria. Al di là delle nostre debolezze, delle nostre imperfezioni, delle nostre mancanze, dei nostri a volte sbagli nel carattere, nel modo di parlare, nel comportamento, ma siamo scelti da Dio. E Dio, gloria all'Eterno, non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. E Dio onora coloro che lo onorano. Quando tu dai qualcosa a Dio, Dio ti ricolma di ogni grazia, di ogni bene. Se tu dai del tuo tempo a Dio, come ora stiamo dedicando il tempo a Dio, Dio ci sta ricolmando. Grazie, Signore. Grazie. Amen. E tu devi essere qui con fede. Amen. Devi essere qui per ricevere da Dio. Devi essere qui per la gloria di Dio. Amen. Alleluia. E noi siamo principi di Dio, siamo l'Israele spirituale. Perciò questi versetti che leggeremo valgono anche per noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo, figli della promessa, nati dallo Spirito. Isaia 54 versetto 1 dice: giubila, o sterile, che non partorivi, prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto. Cioè, in altre parole, tu che non vedevi figli, tu che non vedevi frutti, tu che non vedevi una crescita. Fratelli e sorelle, il parto, amen, spiritualmente rappresenta una crescita, amen. Vedere dei figli. E come dicevo prima, Dio ci ha chiamati affinché la nostra vita sia fruttifera spiritualmente, affinché noi possiamo vedere dei figli spirituali che nascono. Amen. Dio vuole che ognuno di noi possa partorire dei figli spirituali, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Fratelli, il Signore vuole far abbondare i figli spirituali in mezzo a noi. Io sono certo di questo. Perché se noi, che siamo esseri umani imperfetti e mancanti, abbiamo nel nostro cuore il desiderio di vedere dei figli rinati, amen, delle persone convertite, delle persone
che abbandonano la vecchia vita e sono veramente consacrati al Signore. Se noi che siamo piccoli abbiamo questo desiderio, quanto più il Padre della gloria, il Padre celeste, il Dio dell'amore desidera vedere numerosi figli fra le sue schiere, fra le file dell'esercito del Signore, fra la Chiesa, fra i suoi riscattati. Dio vuole che noi cresciamo, amen, di numero. Io sono certo di questo. Perciò noi non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo proclamare, dichiarare per mezzo della parola profetica, per mezzo di questa parola profetica, dobbiamo dichiarare nuove nascite. Alleluia! Alleluia! Perché la parola di Dio è potente. Sì. Chi potrà mai fermare la parola di Dio? La parola di Dio fa rinascere, perché dice siete stati rigenerati. Non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente. Alleluia. Per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Noi siamo stati rigenerati da un seme incorruttibile, fratelli. La parola del nostro Dio, questa parola, carica, ascoltate, che è divinamente ispirata. Se tu la ricevi per fede, la prendi per fede dentro di te, questa parola è potente. È il seme incorruttibile, cioè questa parola non si degrada, non passerà mai. La parola di Dio, anche se sembra in apparenza che non produce i frutti nei cuori, non è vero, perché è un seme incorruttibile che lavora nelle profondità, lavora nel centro del cuore di ogni anima, gloria a Dio, anche dei più ribelli, perché lo Spirito Santo li farà riflettere, ci pensano. Io mi ricordo quando io ero perduto, ero morto nel peccato, bestemmiavo il Signore, fratelli, pur avendo zii predicatori, una mamma, un papà che adoravano Dio, che temevano Dio, al di là dei loro difetti, i miei genitori temevano il Signore, pregavano per noi, pregavano per me, che ero una pecora smarrita, ma io in quell'epoca bestemmiavo, in quell'epoca mi ribellavo contro Dio, in quell'epoca seguivo il peccato, non volevo ubbidire al Signore. E io mi ricordo che nei momenti più immaginabili, nei momenti più particolari che io meno me lo aspettavo, c'era una voce che mi ricordava la parola di Dio, una voce dentro di me. Io non mi posso mai dimenticare, un giorno ero, scusate la parola, in bagno, e lì mentre ero in bagno, mi ricordo, non mi posso mai dimenticare, mi arrivò come una voce che mi penetrò nell'anima. E io in quell'epoca vivevo nel peccato, facevo delle cose che non erano gradite davanti al Signore. E lo Spirito Santo mi diceva, ma non lo sai tu che verrà il giorno che i tuoi peccati nascosti usciranno alla luce? Non lo sai tu, Stefano, che verrà un giudizio? Non lo sai tu che un giorno ti dovrai presentare davanti a Dio? E questa voce mi metteva, fratelli, una paura. Mi metteva un timore, mi metteva anche una preoccupazione, ed era già l'opera dello Spirito che mi produceva che cosa? Un pentimento, un ravvedimento. Vedete come la parola di Dio opera? Io in quell'epoca non frequentavo le chiese, io in quell'epoca non pregavo il Signore, io in quell'epoca non leggevo la Bibbia, ero lontano dal Signore, ma lo Spirito Santo non ha limiti. Lo Spirito Santo mi parlava anche in quelle condizioni. Alleluia. Perché Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori. Amen. Perciò noi che siamo figli della promessa dobbiamo avere questa chiara e realtà, questa chiara conoscenza nel nostro cuore, che come la parola di Dio ha rigenerato noi, ha cambiato noi, ha cambiato il nostro cuore e giorno per giorno ci sta trasformando, illuminando, santificando. Amen?
Ogni giorno la parola di Dio ci fa crescere. La parola di Dio lo può fare in qualsiasi persona. Non ci sono cuori duri per il Signore. Amen. Possiamo dire amen. Dio può cambiare qualsiasi tipo di cuore, anche il cuore più ribelle. Mi viene in mente, mi viene nel cuore adesso la storia di Saulo di Tarso. Chi era Saulo di Tarso? Saulo di Tarso era un violento, era un persecutore della Chiesa, era un nemico della croce. Saulo di Tarso, prima di conoscere Gesù, partecipò all'uccisione di Stefano, che fu un discepolo, un martire per Gesù Cristo. Stefano fu lapidato fuori da Gerusalemme, alle porte di Gerusalemme, fu ucciso con le pietre. E Saulo, che non conosceva il Signore, era un ribelle, e posso dire, Saulo partecipò all'uccisione di quel servo di Dio. Saulo gioiva, possiamo dire, si rallegrava nell'uccisione di Stefano. Era un uomo malvagio, un ribelle, e oggi noi potremmo dire, per lui non c'era più speranza, non c'era nulla da fare. Se noi pensiamo con la mente carnale, se noi oggi vedessimo un uomo come Saulo, un Bin Laden dei tempi moderni, noi potremmo dire non c'è speranza per quell'uomo, per quel terrorista. Saulo era un terrorista. Dice la Bibbia in Atti che lui andava addirittura, fratello, di casa in casa, non a predicare il Vangelo, ma a fare del male ai credenti. Lui andava di casa in casa a picchiare, a maltrattare, a torturare, a impaurire coloro che glorificavano il Signore Gesù. Era il terrore della Chiesa di quell'epoca, possiamo dire. Era il nemico del Signore, del cristianesimo, della fede. E se noi oggi vedessimo un uomo così oggi, cosa penseremmo noi? E no, questo qui se ne deve andare all'inferno. Sto qui non c'è speranza. Sto qui ormai è perduto. Cosa diremo noi? Noi dobbiamo avere lo sguardo, gli occhi dello Spirito, fratelli. Dobbiamo avere la mente dello Spirito. Dobbiamo vedere con gli occhi della fede, con gli occhi dell'amore, se vogliamo vedere i figli spirituali. Perché Dio può cambiare il peggiore dei ribelli in un figlio per la sua gloria e lode. Ci credete voi? Io ci credo, perché l'ho visto. Saulo di Tarso poi fu trasformato nell'apostolo Paolo. Amen. Un servo di Gesù Cristo. L'apostolo Paolo fu uno dei maggiori, possiamo dire, servi predicatori che Dio ha usato per la sua gloria in tutto il mondo di allora. Paolo andava nelle nazioni, partendo da Gerusalemme, andò nell'Asia, andò perfino in Italia, arrivò in Italia a predicare, andò nei luoghi più impensabili, nelle isole, nelle barche, nelle navi. Ma lui prima chi era? Era un morto, era un uomo malvagio che la gente avrebbe detto sto qui, deve andare all'inferno. Invece Gesù aveva una chiamata nella sua vita. Fratelli, noi dobbiamo avere la visione che Dio può cambiare ogni persona col seme incorruttibile della sua potente parola. Alleluia. E brevemente voglio leggere un altro versetto che il Signore mi fa ricordare, che è in Galati, che si collega a questo argomento sui figli spirituali. Galati, lo troviamo, alleluia. Galati, Galati capitolo 5. Alleluia. Galati capitolo 3, leggiamo il capitolo 3 al versetto 26. Dice, amen, poiché voi tutti
perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Amen. Come si diventa figli di Dio? Per mezzo della fede in Cristo Gesù. E la fede da dove viene? Dalla parola, dall'udire la parola. Perciò noi dobbiamo avere questa certezza che quando noi proclamiamo la parola, che quando noi annunciamo la parola, che quando noi dichiariamo la parola in mezzo alle persone, la parola, anche se noi non lo vediamo subito, la parola sta producendo fede. E la fede produce un cambiamento, perché per mezzo della fede in Cristo Gesù le persone possono diventare figli di Dio. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Noi dobbiamo, fratelli, cari sorelle, avere questa certezza assoluta. Leggete ancora cosa dice Galati 4. Amen. Al verso 19. 4:19. Guardate cosa diceva Paolo, ispirato da Dio. E come ho detto prima, Paolo prima era Saulo, era un uomo pieno di odio, odio. Ma guardate poi cosa diceva, per mezzo dello Spirito Santo e della fede. Versetto 4:19, figli miei. Fratelli, riflettiamo un secondo. Come può un uomo che prima era un violento, odiava i cristiani, odiava i credenti, odiava i discepoli, poi chiamare quelle persone figli miei? Vedete che cambiamento? Che grande cambiamento! Prima li perseguitava, ma poi li chiamava figli miei. Io ho un amore per voi. Lui vedeva i fratelli come dei figli spirituali, perché lo Spirito di Dio era su di lui. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Amen. Gloria a tuo nome, Gesù. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Cari nel Signore, vedete che il Signore, il nostro Dio, vuole che noi, per mezzo della fede, per mezzo della parola di Dio, per mezzo dello Spirito di Dio, partoriamo dei figli spirituali. Dio vuole che tu, fratello, sorella, partorisca dei figli spirituali. Come si possono partorire i figli spirituali? Per mezzo della predicazione del Vangelo. Amen. Per mezzo della predicazione del Vangelo noi possiamo partorire dei figli spirituali. Per mezzo della preghiera. Amen. Per mezzo della preghiera noi possiamo partorire dei figli spirituali. Per mezzo della fede noi possiamo già vedere quei figli spirituali. Amen. Giubila, o sterile che non partorivi. La Chiesa non può essere sterile. La tua vita, la mia vita non può essere sterile. Noi dobbiamo vedere dei figli spirituali che nascono, amen, intorno a noi con la parola del Vangelo, con la potente ed eterna parola del Signore. Giubila, o sterile che non partorivi. Prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto. Fratelli, quando noi vediamo la crescita, quando noi vediamo, quando noi possiamo vedere la potenza del Signore che partorisce dei figli, noi possiamo rallegrarci. Noi possiamo giubilare, che vuol dire gioire con una grande gioia e gridare di gioia. La Chiesa deve gioire nelle nuove nascite. Amen. Forse tu mi dirai, ma io non le vedo le nuove nascite. Neanch'io le vedo. Ma io credo che le nuove nascite, alleluia, lo Spirito Santo le sta operando. Alleluia. Perché la fede è certezza di cose che non si vedono.
è certezza di cose che si sperano. Amen? Per mezzo della fede noi ci possiamo già rallegrare nelle nuove nascite. E quando noi andremo a predicare, evangelizzare, io dirò: Padre, grazie per le nuove nascite che tu farai uscire fuori da queste persone. Alleluia. Grazie per le nuove nascite, per i nuovi apostoli che vedremo in queste persone. Amen. Per i veri adoratori, i nuovi adoratori che vedremo in queste persone. Questo vuol dire profetizzare sulle ossa secche. Alleluia. Noi dobbiamo andare in mezzo alla valle dove c'è le ossa secche e dobbiamo andare lì nel nome di Gesù con lo spirito del Signore, con la parola del Signore, con la fede, e dobbiamo andare lì e profetizzare in mezzo alle ossa secche e dire: Signore Dio della gloria, Dio eterno, tu farai nascere un grande popolo da questa valle. Alleluia, tu farai crescere dei nuovi apostoli, dei nuovi figli, alleluia, dei nuovi servi tuoi, delle nuove serve tue. Noi lo dobbiamo credere, perché fratelli, il Vangelo è pazzia per quelli che non credono. Amen. Ma per mezzo della pazzia della predicazione a Dio è piaciuto di salvare i perduti. È una pazzia che io vada a lungomare, ascoltate, è una pazzia umanamente, che io vada a lungomare, mi metta con la Bibbia aperta e inizi a profetizzare sulle ossa secche, è una pazzia. Ma mediante questa pazzia Dio, alleluia, salverà i perduti. E noi lo crediamo, io lo credo, non importa quello che i miei occhi carnali vedono, perché io non camminerò più nella carne ma nello spirito, e per la fede, gloria a Dio, i miei occhi possono vedere una grande famiglia spirituale. I miei occhi spirituali, i miei occhi della fede possono vedere, alleluia, gloria al Signore. E dice: perché i figli della desolata, la desolata, saranno più numerosi dei figli della maritata. Noi avremo tanti figli spirituali, io lo credo questo, lo dico per la gloria di Dio. Io sono certo che quel giorno, ascoltate, meraviglioso, che quando arriveremo nel cielo, nella presenza del Signore, nel regno di Dio, mentre io starò adorando Gesù Cristo lì nella sua presenza nel cielo, lo dico per fede, mentre tu e io saremo lì a adorare con le braccia aperte, alzate verso il Signore, qualcuno mi toccherà la spalla. Io sono certo di questo. E verrà e mi dirà: io sono qui perché tu mi hai predicato. Alleluia. Io sono qui perché quel giorno tu eri a evangelizzare. Io sono qui perché la parola che tu hai detto, fratello, ha portato frutto. Anche se io anche se io non lo vedrò in questa terra, ma in cielo lo vedrò. Alleluia, per questo che io non mi scoraggio, perché in cielo vedrò una grande raccolta per la gloria del Signore. Alleluia. Alleluia, ma già anche in questa terra vedrò, gloria a Dio, delle persone che saranno liberate dalla potenza del Vangelo per la sua gloria, nel tempo in cui il Signore farà germogliare il frutto. Amen. Dice la scrittura: aspettate con pazienza il prezioso frutto della terra. Cari, quando un agricoltore, io non me ne intendo di agricoltura, però sono sicuro che quando un agricoltore pianta un seme non vede il frutto il giorno dopo. Per questo che la Bibbia dice: siate pazienti fino alla venuta del Signore e aspettate il prezioso frutto che crescerà. Così noi, fratelli, il seme della parola cade nel terreno e noi dobbiamo avere la certezza che quel seme sta operando. Amen? Quel seme sta lavorando. Che quel seme sta crescendo. Perché lo Spirito Santo lo annaffia e lo annaffierà giorno e notte. Perché, come detto prima, il Padre Celeste ama
le anime perdute, e lui è il primo interessato nella salvezza dei perduti. Gloria a Dio. E lui è il Dio soprannaturale, il Dio spirito e verità che penetra nelle profondità dove noi non possiamo arrivare. Amen. Gloria a Dio. Per finire dice: allarga, Isaia 54 verso 2, allarga il luogo della tua tenda. Amen. Allarga il tuo modo di vedere, allarga la tua visione, non rimanere nel tuo spazio, nel tuo piccolo spazio, non rimanere solo nel tuo giardino, non rimanere solo nelle quattro mura, guarda oltre. Amen. Alleluia. La fede ci fa vedere oltre. Alleluia. Ci fa vedere al di là delle barriere. La fede ci fa vedere al di là dei muri, al di là delle circostanze. La fede ci fa vedere al di là delle difficoltà, delle avversità, dei problemi. La fede ci fa vedere al di là di quello che abbiamo o che non abbiamo. Fratelli, per la gloria di Dio, io non ho né una macchina né una patente, ma io già mi vedo in giro in tutta l'Italia, da nord a sud, a predicare sopra una preziosa macchina. Alleluia. Voglio dire macchina, alleluia, un camper che il Signore mi darà, alleluia. Questa è fede, fratelli. Io ho questa promessa da parte di Dio, lo dichiaro in 4:20. Io per fede già mi vedo con quel camper per la gloria del Signore, alleluia, da nord a sud, ad annunciare il Cristo onnipotente, il regno di Dio, la salvezza di Dio. Amen. Nelle nazioni dell'Europa, fratelli, perché quando c'è la fede non ci fermiamo solo in una frontiera, ma guardiamo al di là. Fratelli, io vedo questo, Dio me l'ha messo in cuore, io non ho paura di dirlo, che verrà un giorno che io andrò dal Portogallo fino alla Romania, e se Dio vuole al di là, ad annunciare il Vangelo. Amen. Del regno di Dio. Grazie. Alleluia. Lui provvederà ogni cosa, lo dichiaro. Grazie Padre. Grazie Padre. Amen. Facciamo una preghiera di fede. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Sì. Abba Padre. Amen. Che tu hai già provveduto ogni cosa. Io lo vedo nella fede, Signore. Sì, sì. Io lo vedo. Amen. Alleluia. Nello spirito. Amen, Gesù. Vogliamo estenderci, Signore, allargare il luogo della nostra tenda. Come dice qui. Vogliamo che i nostri teli, le nostre dimore si distendano senza risparmio. Signore, vogliamo allungare le corde e rinforzare i nostri piuoli, rinforzare le nostre fondamenta spirituali, rafforzare, fratelli, i piuoli sono quei chiodi che tengono ferme le tende. Quando qualcuno mette un piuolo per terra, è come se mettesse le colonne, le fondamenta che tengono ferma, sicura quella tenda, perché se no, fratelli, se non c'è il piuolo, se la tenda non è legata al piuolo, viene un vento e la trascina via. Ascoltate, viene il vento e la trascina via. Per questo che dice: rinforza i tuoi piuoli. Alleluia. Pianta bene i tuoi piuoli. Alleluia. 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 E vi voglio dire, su Gesù Cristo hanno messo dei chiodi nelle sue mani. Alleluia. Dei chiodi hanno messo nelle mani del Signore per dare a noi la forza, per dare a noi la salvezza, per dare a noi il dono della vita eterna. E su quei piuoli è fondata la nostra vita. Alleluia. Alleluia. Sui chiodi del Calvario, sull'opera della croce, sul sangue di Cristo, l'agnello, il Figlio di Dio, è fondata la nostra vita e la nostra casa non crollerà mai. E noi vogliamo vedere per fede, dichiara per fede. Amen, Gesù. Dichiara per fede, alleluia, che la tua vita spirituale cresce, che la tua tenda si espande, che l'opera cresce, alleluia. Dichiaralo per fede nel nome di Gesù. E dice ancora: perché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza
possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Fratelli, ci sono città deserte, città morte, città smarrite che ci stanno aspettando. Ci sono città che ci stanno aspettando, che devono ascoltare e udire il glorioso nome di Gesù Cristo, la gloriosa parola che darà vita ai morti. Ci sono città desolate che devono essere ricostruite dalla potenza di Dio. Ci sono anime smarrite, famiglie distrutte, persone perdute che devono essere salvate, rialzate, guarite, alleluia, liberate per far parte dell'Israele, del popolo del Signore. Ci sono anime che stanno aspettando, fratelli e sorelle, la buona notizia dell'Evangelo. Amen. Perché ti espanderai a destra e a sinistra. Lo vogliamo dichiarare, Padre. Padre, in accordo alla tua parola, Dio della gloria. Alleluia. Dio del cielo. In fede, Signore, noi siamo certi che ci espanderemo a destra e a sinistra. Andremo a nord e a sud. E noi per fede vediamo al di là, Signore, di ogni difficoltà, di ogni barriera, di ogni impedimento. Vediamo al di sopra di ogni monte. Signore, al di là, per mezzo della fede, possiamo vedere oltre le frontiere, le distanze, Signore. Perché questa è la tua chiamata, la tua volontà. Signore, per fede, Signore, nel nome di Gesù, Padre del cielo, Dio onnipotente, tu hai già provveduto ogni risorsa, tu hai già provveduto ogni grazia, tu hai già provveduto quello che abbiamo di bisogno, Signore. Alleluia. Noi abbiamo già quello che abbiamo bisogno nel nome di Gesù. Io credo, Signore, che tu sei il nostro pastore e che nulla ci mancherà, perché noi siamo i principi del grande Re. Alleluia. Del Dio eterno. Alleluia. Alleluia. Vogliamo giubilare, Signore. Alleluia. Vogliamo prorompere in un grido di gioia. Alleluia. Alleluia, Signore. Noi per fede dichiariamo delle nuove nascite spirituali. Per fede dichiariamo dei nuovi figli di Dio che si devono aggiungere. Noi per fede, nel tuo nome potente e glorioso, dichiariamo che il seme della parola di Dio eterno non tornerà mai indietro a vuoto, ma che compirà perfettamente il suo proposito in ogni cuore che ha ascoltato, Signore, che sta ascoltando, che ascolterà il Vangelo di Gesù Cristo in ogni luogo, nelle strade, nelle piazze e dove tu vorrai, Signore. E noi dichiariamo, Signore, per fede, che ogni persona che legge la tua parola, Signore, anche tramite quei cartelli nelle strade, Signore, alleluia, che ogni macchina, sì, Signore, viene illuminata da te, Signore, ogni cuore, che quel seme, Signore, alleluia, noi lo crediamo, alleluia, che quel seme rimane impresso, rimane piantato nei loro cuori, Signore. Noi lo dichiariamo per fede, lo dichiaro, Signore, che quel seme, quella parola tua, Signore nostro, rimane, Signore, scolpita, piantata, radicata nei loro cuori. E noi crediamo, dichiariamo che porterà dei frutti gloriosi per la vita eterna. Signore, noi lo dichiariamo, anche se i miei occhi non possono vedere, ma il mio cuore può credere, Signore. Io credo nella tua potenza, perché tu sei il Dio dell'impossibile, il Dio che ha cambiato, trasformato Saulo in un apostolo di Gesù Cristo. Tu sei il Dio che ha dato vita alle ossa secche e l'ha fatta diventare un grande esercito del Dio vivente. Tu sei il Dio che fa miracoli, che ha cambiato la mia vita, Signore, e che hai cambiato le nostre vite. E noi crediamo nelle tue promesse, Signore. Sì, sì.
noi crediamo che vedremo un grande frutto. Amen. Alleluia! Della tua parola. Amen. Nei cuori, Padre, nei cuori. E noi, Signore, nel nome di Gesù, in fede, nell'autorità del nome che è al di sopra di ogni nome, nel nome di Gesù distruggiamo ogni dubbio, distruggiamo ogni pensiero negativo, contrario, ogni pensiero che si ribella a questa santa e veritiera parola. Noi sgridiamo, alleluia, scacciamo via, via nel nome di Gesù, via dalla nostra mente ogni dubbio, e abbiamo la piena certezza, Signore, nel glorioso e potente nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, dichiariamo una grandiosa opera che va al di là della nostra immaginazione. Alleluia. Noi lo dichiariamo qui, Signore, in questa comunità, in questa città, alleluia, nelle chiese in tutta Italia, Signore, nelle famiglie in tutta Italia, Signore, nei giovani, alleluia, lo dichiariamo in ogni individuo, Signore, in ogni persona, affinché siano nuove creature in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Grazie, Padre, noi lo crediamo. Amen. Lo dichiariamo, Signore, che noi ci espanderemo a destra e a sinistra, a nord, a sud, a est, a ovest, e anche nelle isole, Padre. Noi andremo nel potente nome di Gesù. Grazie, ti ringrazio pubblicamente che tu hai già aperto delle porte in Sardegna. Gloria a Dio, dove andremo nel nome di Gesù, col grande capitano che guida la nostra barca, la nostra vita, Gesù Cristo il Nazareno, che ha preparato una via potente per andare anche, Padre, per la tua gloria, in Sardegna. Grazie. Ad annunciare il Vangelo. Prepara ogni cuore, prepara ogni cuore in ogni luogo dove tu, per la tua gloria, Spirito Santo, vorrai mandarci, Signore. Facci essere sempre più uniti, come abbiamo visto ieri insieme ai fratelli di Prato. Facci essere uniti, Signore, in un solo spirito, in un solo cuore, in una sola mente, Signore, per vedere la tua gloria. Padre, Figlio, Spirito Santo, nel nome di Gesù lo dichiariamo già fatto, nel nome del Signore, il Re della gloria. Amen e amen, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Kanda marashe katarabasai. Alleluia. 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 Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Grazie, Padre. Alleluia. 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 Grazie, Spirito Santo.